del suo compleanno, lo vogliamo celebrare non in maniera nostalgica. Oggi siamo qui per dimostrare che esistiamo e che poi proseguiremo nel percorso a Giorgio Berlusconi. Ai tempi di Berlusconi che non si vedeva qualcuno di Forza Italia che trascinava così la gente dal palco. Non faccia cattivo, non faccia cattivo. Aiuterebbe Forza Italia un altro Berlusconi direttamente in campo di uno dei figli, ovviamente. No, ovviamente non solo aiuterebbe, ma sarebbe, per quanto mi riguarda, un dono del cielo. Tre giorni che abbiamo voluto dedicare al nostro presidente Silvio Berlusconi. Oggi è il giorno del suo compleanno, lo vogliamo celebrare non in maniera nostalgica. Il primo compleanno di Silvio Berlusconi che celebriamo senza di lui, ma è come se ci fosse. Muore un uomo, ma non muore un'idea. Emozionante e nostalgico. Nostalgico. Io sono nostalgico. Gli Stati Uniti per me sono europei, i destini. Questo non funziona. Sarò sempre grato agli Stati Uniti perché nei lunghi decenni della guerra fredda hanno difeso l'Europa dalla minaccia dell'Unione Sovietica, impegnando ingenti quantità di uomini e di mezzi finanziari in questa battaglia vittoriosa contro il comunismo. È per noi un esempio al quale noi ci riferiamo tutti i giorni per realizzare quel grande progetto della rivoluzione liberale in Italia. Il grande Milan, certo che è stato un grandissimo Milan, ma secondo me ha fatto parte delle tante cose grandi che ha fatto Silvio Berlusconi. Rischia l'estinzione Forza Italia senza... No, Forza Italia non rischia nessuna estinzione. Oggi siamo qui per dimostrare che esistiamo e che poi proseguiremo nel percorso a Giorgio Berlusconi. Il nostro presidente ci ucciderebbe se Forza Italia non sopravvivesse a lui. Lui ci ha preparati per andare avanti, quindi noi Forza Italia non solo sopravvive, vive alla grande. Se chi ne ha la responsabilità riesce a essere così bravo da non considerare Forza Italia una propria corrente, ma da considerarlo il partito. Sono convinto che Forza Italia potrà durare ancora. C'è un po' di malumore per l'assenza di Marta Fascina oggi qua in generale. Marta Fascina aveva detto che non sarebbe venuta, non fa interventi pubblici, non partecipa allo Stato a manifestazioni. Il problema è che non va nemmeno in Parlamento, pur essendo parlamentare, pagata con uno stipendio pubblico, chiaramente c'è una questione. La deputata Marta Fascina deciderà nel momento in cui le condizioni psicofisiche glielo consentiranno di partecipare alle attività parlamentari. L'insegnamento di Berlusconi è quello di andare avanti, di proporsi, e quindi lei che è stata accanto al Presidente troverà, mi auguro presto, la forza di svolgere anche un ruolo di primo piano, ma insomma è lei che deve deciderlo. Ai tempi di Berlusconi che non si vedeva qualcuno a Forza Italia che trascinava così la gente dal palco. Non faccia cattivo, non faccia cattivo. Diciamo che non ha lo stesso carisma italiano. Non faccia cattivo, non faccia cattivo.
aiuterebbe Forza Italia un altro Berlusconi direttamente in campo di uno dei figli, ovviamente? No, ovviamente non solo aiuterebbe, ma sarebbe, per quanto mi riguarda, un dono del cielo. Però ognuno decide con la sua testa. C'è una classe dirigente, dopodiché se ci fosse ovviamente un altro Berlusconi ci mancherebbe altro, sarebbe un tesoro che si arricchisce molto molto di più, con una perla davvero ineguagliabile. Per me, se c'è un Berlusconi, mi darà grande grande gioia. Se lo facesse saremmo veramente entusiasti. Certo, se qualcuno della famiglia mai dovesse decidere di, come diceva il presidente, di scendere in campo, ne saremo felici.